Amici e amiche di Total Photoshop, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con iMovie. Quest'oggi parliamo di effetti di transizione. All'interno del nostro programma iMovie li troviamo esattamente qui premendo questo pulsante, ok? Cosa sono gli effetti di transizione? Lo dice, diciamo, il nome stesso. Quindi un effetto che avremo nel passaggio tra una clip e l'altra, e quindi andremo a posizionarli esattamente tra una clip e l'altra, e vedremo anche tra una sezione e l'altra di una clip, cioè quando andremo ad effettuare un taglio, uno split della clip, cosa che abbiamo già visto nei precedenti tutorial. Vedete che iMovie ci propone l'anteprima degli effetti, ok? Quindi è sufficiente posizionarci su uno degli effetti, quindi per esempio dissolvenza incrociata, come vedete, ed andiamo a visualizzarne l'effetto stesso, quindi un'anteprima. Vedete che gli effetti sono numerosi, un preambolo sull'utilizzo degli effetti, diciamo, un consiglio può essere quello di non abusarne, nel senso i più utilizzati sono sicuramente, forse i più professionali anche, sono sicuramente la dissolvenza incrociata, e anche la sfocatura incrociata abbastanza, e poi le dissolvenze al nero e le dissolvenze al bianco. Certo è che ognuno di noi può preferire un effetto o trovarlo particolarmente indicato al proprio progetto, quindi nulla di più corretto, lo si prende e lo si utilizza. Come? È sufficiente proprio andare a prendere l'effetto e trascinarlo nel progetto. Quindi, per esempio, all'inizio del progetto noi, vedete, partiamo subito con questa immagine, potremmo voler posizionare invece una dissolvenza al nero, vedete, prendete, lo trasciniamo, vedete il simbolo verde più, e andiamo proprio dove ci interessa all'inizio del progetto. Rilasciamo il nostro mouse e vedete che abbiamo l'effetto che di default avrà una durata, lo vedete, di 0.4 secondi. Quindi da qua andiamo in play, ok? Ne visualizziamo un'anteprima e vedete che avremo questa apparizione delle immagini dal nero, ok? Questa dissolvenza al nero. Perfetto. Per modificare la durata dell'effetto è sufficiente effettuare un doppio clic, ok, e andare a modificarne la lunghezza. Quindi potremmo scegliere una lunghezza, per esempio, di un secondo, fine, magari per volere una partenza più graduale, ed ecco qua il nostro inizio. Alla fine del progetto, ok, noi avevamo questa immagine statica che avevamo appunto modificato con l'effetto Ken Burns, con un adattamento anche a livello di dimensioni. Anche sul finale potremmo mettere lo stesso effetto di dissolvenza. Eccoci qua, vedete che adesso la durata è un secondo, adesso andiamo a vedere anche il perché, e anche sul finire potremmo avere questo effetto appunto di dissolvenza al nero. Dicevamo durata di un secondo perché siamo andati un attimo fa a modificare la durata e vedete che di default era flaggata l'impostazione applica tutte le transizioni. Ora, in questo caso, per l'inizio e la fine può essere una buona cosa, forse non l'ideale lasciarlo per tutti gli effetti di transizione che metteremo all'interno della clip, quindi possiamo anche scegliere di defleggarla. Scegliamo fine e vediamo se andiamo a cliccare anche sull'altra, vedete che non è più flaggata. Perfetto. Quindi questo è un esempio di aggiunta appunto di effetti di transizione. Proviamo ancora qualcosina, per esempio una dissolvenza al bianco, vediamo per esempio dove possiamo andare a posizionare qualcosa. Ok, magari qui in mezzo andiamo a mettere una dissolvenza al bianco, ok, e vediamo un attimo che effetto fa. Ecco qua, questa è una dissolvenza al bianco, magari la ripetiamo anche qui, sempre e solo per fare qualche esempio. Perfetto, e questo è quello che si può fare appunto con le transizioni. Se vi ricordate, anche proprio all'inizio, forse nel primo tutorial che abbiamo fatto, nella scelta del tema, ok, c'era la possibilità di scegliere l'aggiunta di un effetto di transizione tra una clip e l'altra di default, cioè tra ogni clip.
Questa cosa è fattibile anche adesso, dopo che abbiamo creato il nostro progetto, eccetera. Oppure è possibile dare un tema proprio a livello estetico al nostro progetto. Questa cosa è sempre modificabile in iMovie, non fattibile quindi solo all'inizio, cioè durante la fase di creazione del progetto. Quindi possiamo, vedete qui nel box delle transizioni in alto, scegliere imposta tema e vedete che la nostra scelta era andata su nessun tema, ma potremmo in questo caso andare a cambiare questa impostazione, oppure da qua lasciare il nessun tema ma aggiungere automaticamente per esempio una dissolvenza incrociata o qualunque altro tipo di transizione, di effetto di transizione tra una clip e l'altra. Quindi lasciamo flaggato aggiunge automaticamente, diamo l'ok e vedete che il nostro progetto viene modificato, quindi gli effetti che avevamo aggiunto noi un attimo fa come esempio sono stati tolti e aggiunti in automatico appunto questi effetti di dissolvenza. E vedete che fin dall'inizio, la prima della partenza del progetto, e tra ogni clip abbiamo appunto una dissolvenza incrociata. Da questo momento, ogni qualvolta andremo ad aggiungere una clip al nostro progetto, come potete vedere verrà aggiunto anche l'effetto di dissolvenza automatico che abbiamo scelto. Quindi due volte comando Z per tornare indietro. Un'altra cosa che vi voglio far notare è che l'aggiunta degli effetti di transizione può modifica il tempo totale del nostro progetto. Facciamo un passo indietro e togliamo appunto gli effetti di transizione. Vedete che il nostro progetto ha la durata di 1 minuto e 03. Se andiamo di nuovo ad applicare gli effetti di transizione, scendiamo a 52 secondi. Che cos'è praticamente l'effetto di dissolvenza incrociata? È una sovrapposizione praticamente di frame da una clip all'altra. Quindi quello che è necessario per questo effetto di transizione sono proprio gli ultimi frame della prima clip e i primi della seconda. Quindi il tempo totale va proprio a modificarsi. Questo è anche importante perché se noi decidessimo di andare a togliere adesso l'aggiunta automatica di effetti, ed è possibile perché da questo punto in avanti noi potremmo voler andare a modificare il nostro progetto ma lasciare invariata quello che finora abbiamo fatto. Per esempio vogliamo togliere l'ultima dissolvenza incrociata e la prima per andare a mettere invece quell'effetto che avevamo provato all'inizio, la dissolvenza al nero. Quindi se andiamo a selezionarla, a cliccare su cancella, per esempio in questo caso il sistema ci dice le transizioni automatiche sono attivi, quindi prima devi disattivarle prima di fare modifiche. Noi non lo facciamo direttamente da qua, ma proviamo proprio a tornare su impostazioni tema e a togliere di nuovo il flag di aggiungi automaticamente. Vedete che iMovie ci chiede se rimuovere le transizioni ed estendere le estremità delle clip, okay, oppure rimuovere le transizioni e mantenere invariata la durata delle clip. Questo modificherà appunto la durata del nostro progetto. L'ultima opzione è quella di lasciare le transizioni nelle posizioni attuale, quindi quello che è stato messo rimarrà lì dov'è, ma non verranno più aggiunti altri effetti di transizione. Noi al momento utilizziamo questa scelta, diamo l'ok e adesso se andiamo a prendere un'altra porzione di clip e aggiungerla al progetto, vedete che non vengono più posizionati delle dissolvenze o comunque degli effetti di transizione. Un comando Z qua, selezioniamo per esempio adesso quest'ultimo effetto, lo cancelliamo e siamo liberi di farlo, possiamo andare a mettere la nostra dissolvenza al nero, così come possiamo ripetere anche all'inizio del nostro progetto. Eccolo qua. Proviamo un'anteprima e vedete che abbiamo la dissolvenza al nero all'inizio, avremo tra le altre clip, ecco qua, la dissolvenza incrociata. Perfetto, questi sono quindi gli effetti di transizione che iMovie ci propone, ma non è finita qui perché nelle impostazioni del tema ancora abbiamo scelto di non utilizzare un tema a livello grafico, cosa che invece adesso possiamo provare a fare. Quindi facciamo ancora un passo indietro e togliamo i vari effetti che abbiamo
provato e ritorniamo con il nostro progetto pulito. Torniamo su impostazioni tema e questa volta, anziché occuparci delle transizioni, degli effetti di transizione, possiamo scegliere magari di utilizzare un progetto, quindi bacheca elettronica, per dire, un tema di progetto. Gli diamo l'ok e verranno aggiunti degli effetti che sono previsti da quel tema. Diamo l'ok e vedete che il nostro progetto, da qui a un secondo, verrà modificato non solo con dei normali effetti di transizione, questa per esempio è una dissolvenza incrociata, ma anche con dei titoli come questo e degli effetti particolari. Anche questo lo vedete, sono qua. E li troviamo a disposizione anche all'interno praticamente del nostro pannello delle transizioni. Cioè, vedete, ricordate che prima avevamo dalla dissolvenza incrociata in giù questi temi, questi effetti a disposizione, ora abbiamo anche questi che possiamo utilizzare anche manualmente. Quindi vedete, al solito ne vediamo un'anteprima posizionandoci sopra e siamo liberi di prenderne uno e andare a posizionarlo dove più ci interessa. Disattiviamo ovviamente l'aggiunta automatica perché decidiamo di utilizzarlo manualmente, ma noi siamo liberi di farlo. Scegliamo questa opzione e vedete che adesso da qui possiamo andare a vederci un'anteprima e c'è questo effetto che abbiamo aggiunto manualmente appunto tra una clip e l'altra. Quindi, come utilizzare tutti questi strumenti? Cioè, il limite è solo la nostra fantasia. iMovie ci mette a disposizione questi metodi, noi possiamo dare un'impostazione iniziale, scegliere un tema, scegliere delle transizioni, bloccare poi questo automatismo per applicare poi manualmente tutte le modifiche che riteniamo opportune e in fin dei conti questa è la cosa migliore da fare, perché più utilizziamo le nostre idee, la nostra fantasia e diciamo più il risultato sarà personale, quindi personalizzato. Direi che anche per questa settimana con il montaggio video con iMovie abbiamo concluso e io vi do appuntamento a martedì prossimo.